Marco Picchianti, match winner di questo quinto polimondialotto, una partita equilibrata, tirata, risolta negli ultimi spiccioli di gara dal tuo gol. Sì, esatto, una partita... È più forte! Ha giocato a ritmi lenti, un po' per le dimensioni enormi di questo campo, noi siamo abituati a orbitare lo scalo, le dimensioni sono diciamo la metà di questa, quindi è stata una partita a ritmi compassati, un po' per il caldo e per il campo. Ho avuto fortuna, ho fatto un tiro di punta da fuori aria, ho preso di sorpresa tutta la difesa e il portiere. Un gol un po' controverso, sì, insomma. Sì, sì, abbiamo battuto veloce, una punizione, mentre gli avversari discutevano con l'arbitro. E, insomma, è andata bene, dai. Una ciliegina sulla torta per il vostro torneo, insomma, nel cammino della regolare avete terminato imbattuti, poi insomma le semifinali non sono disputate, però la finale poi vi ha visto alzare il trofeo. Sì, è stato un torneo ben giocato da tutta la squadra, siamo 15 ragazzi che ci conosciamo da tanto, ben giocato. E abbiamo vinto quasi tutte le partite tranne una e bene, penso ce lo siamo meritato. Lorenzo Mimiri, capocannoniere del quinto polimondialotto e che alza anche il trofeo con la squadra, quindi una doppietta per te e un torneo alla grande. È forte. Sono contento perché l'anno scorso se l'ha vinto ma ho fatto solo un gol o due, quest'anno invece capocannoniere. Ai, all'anno del riscatto! Forte Mimmo! Poi la partita che la decideva in episodio e così è stato, abbiamo vinto e sono contento. Sì, per il secondo anno consecutivo. Come anche abbiamo detto prima con Picchianti, una partita molto equilibrata, alla fine risolta in modo anche rocambolesco, ma negli ultimi istanti di gara. Sì, sì. Serviva un episodio e così è stato. Un po' mi dispiace un po' insomma per quello che è successo alla fine, però ti ho detto, doveva decidere un episodio e così è stato. Un cammino comunque è stato molto soddisfacente il vostro nel torneo, insomma nella stagione regolare, quasi tutte vittorie con solo un paio di pareggi, insomma primo posto nel mini gironcino e poi ecco la consacrazione in questa partita. Diciamo che infatti anche per il girone che avevamo fatto insomma ci meritavamo questa vittoria e così è stato. Con Luca Sabatini, portiere degli alimentari da Ciccio, oltre alla vittoria insomma del torneo, per te la soddisfazione anche di alzare il trofeo di miglior portiere. Sì, è una bella soddisfazione personale, tre tornei fatti, tre miglior portiere, ringrazio tutti i giocatori, non è solo un mio trofeo, ringrazio tutti perché l'ho fatto con due squadre, però sono tutte due squadre di amici e ce lo siamo meritato. Un torneo appunto aveva visto anche padroni della stagione regolare, poi appunto è arrivata la ciliegina sulla torta con la finale, questo 1-0 tirato, un po' contestato, ma insomma forse alla fine anche meritato. Sì, meritato sicuramente per il percorso che abbiamo fatto. C'è stata un po' di polemica sul finale per il gol, ma ce lo siamo meritato. Ripeto. Per te, come avevi anche anticipato, una stagione estiva molto importante, hai alzato tre trofei, anche tre trofei di miglior portiere, sia a Portercoli, a Orbetello, anche qui nel polimondialotto di Orbetello Scalo, sì. In trasferta a Grosseto, ma insomma una stagione estiva davvero da ricordare. Sì, me la ricorderò sicuramente. Ora manca quello di Polverosa, speriamo bene. Bene, grazie.